Ciao a tutti ragazzi, bentornati qui sul mio canale. Qui che vi parla è Simodan 2000 e oggi ragazzi siamo nella nona parte della serie di Infamous Second Son. Ragazzi, io come ogni episodio spero che la serie vi stia piacendo sempre di più e appunto se vi stia piacendo vi invito a lasciare un bel mi piace, un bel commento, iscrivetevi al canale e attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Ragazzi, direi che possiamo continuare. Bene. L'ultima volta ci eravamo fermati nella parte in cui appunto dovevamo recarci al locale di Olaf. E infatti ci siamo proprio vicinissimi, vedete? È quello lì là in fondo. E infatti qui c'è la nostra cara missione principale. Bene ragazzi, direi che siamo pronti a partire. Raggiungere le insegne di Olaf e trovare Fetch. Bene. Signore, firmi la petizione per far sparire le droghe dalle strade. Se non fermiamo questo veleno, altri faranno la fine di Fetch Walker. Fetch Walker. Le droghe le hanno devastato il corpo, trasformandola in una bioterrorista. Ci serve il suo aiuto per tenere le nostre strade pulite da quella robaccia. Robaccia, eh? Ehi. O è con noi o è contro di noi. Beh ragazzi, Come si chiama questa... quel libro dove c'è scritto "Chi è senza peccato scagli la prima pietra"? Eversivo! Wow, sono colpito dal tuo autocontrollo. Forse però dovresti aspettare accanto all'insegna al neon. Che ne dici? In questo modo daresti meno nell'occhio. Prima o poi si farà viva per ricaricarsi. Già, e poi lì incontrerei meno persone che vorrei prendere a calci. Appunto. A proposito, era la Bibbia. Era la Bibbia che stavo citando, nel caso te lo stessi chiedendo. Per niente. Ok ragazzi, direi che diciamo se vogliamo fare fuori questi tizi otterremo karma negativo, però noi siamo dei bei ragazzi, stiamo seguendo la via del karma positivo, quindi a questo punto li ignoriamo e andiamo direttamente alla missione principale. Ok. Un salino in Ehi, alto, Dessin, eccolo te lo bene. sei scordato? Eri diretto all'insegna al neon. Sto andando, amico, sto andando. Ehi, mi serve un nascondiglio. Questo è perfetto. Andiamo. Ok, ci siamo. Sorveglianza in stile vagabondo. Del denaro a quegli spacciatori. Soldi, venite da me. Subito, bravi soldi. Che cosa vi ho fatto di male? Wow. Wow, ragazzi, 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 attenzione. Wow. Velocità. Di nuovo, no. Come l'ultima volta, Delsin, concentrati. Concentrazione, ragazzi, concentrazione. No, 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 stavolta non mi sfuggi. Ci sto dentro ora. Wow, attenzione, ragazzi, abbiamo sbloccato il potere del neon. Col cavolo che ti lascio in pace, pupa. Vieni qua, forse, vieni qua. Olea. Anche Ma puoi correre sui muri. noi possiamo farlo, È un gioco da ragazzi. eh. Wow, ragazzi, questo qui è il potere del Leon. Spero che vi piaccia. Possiamo usarlo per spostarci a grandi velocità. Bene. Se lo meritavano. Ma davvero? Ok, dobbiamo catturare Fetch, forza. Mi servono un altro paio di giorni. Dai, forza, 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 forza. Dai, Delsin. Ok.
un altro po', dai. Ok, grazie telecamera, grazie mille. È quello che ho cominciato. Dai. Ok. Lasciami stare. Wow. Avanti. No, ho sbagliato direzione. Questo coraggio, deve andare. Delsin, accelera! E infatti ho sbagliato, Delsin, colpa mia, perdonami. Eccola là. Dai. Avanti, faccio, voglio solo parlare, dai. Dai. Ok. Calma. Wow. Diavolo. Senti, devi darti una calmata, capito? Rilassati. Non tornerò mai là dentro. Infatti, rilassati, e che cavolo. Lasciami stare. E vabbè. Se dobbiamo assorbire le insegne al neon, ragazzi. E infatti. La buona notizia è che okay. È una fonte in meno. La cattiva è che non sono un tipo notturno. Ok, stavo scherzando. Stavo scherzando! Ok. Se la pianti di cercare di uccidermi, forse le insegne della birra dureranno un altro giorno. Dai! Vaffanculo, fetch! Qui dietro... Ok. Ho intenzione di tornare indietro! Olè! Non lo sono più! Dai ragazzi, forza! Va bene. Niente, questa insegna non vuole lasciarmela assorbire. Ma cos'è? Qualcosa che... A cui tiene molto questa insegna? Avanti, Destin, assorbi, dai amico, forza! Bene! E ti pareva? Adesso vai! Sì, va bene. Mi ascolta, no, io non sto con Augustine! Sei uno dei sei maledetti robot! Quante volte hai? Aspetta! Ci sono dei robot. Avanti, Stelsin, sali. Ok, bene. Vai. Olè. Ho solo alcuni dei tuoi poteri. Tutto qui. Lasciami in pace. Adesso un po' di qua. Sì. Ma assolutamente. Bene. Dai, l'ultimo, ragazzi, forse ce la possiamo fare. Fetch, calmati. No, non lo accetto. Fetch, dai, era l'ultimo. Lasciami stare. Avanti, forza. Va bene, ho capito. Sono una scheggia. La buona notizia è che è uno in meno. La cattiva è che non sono un tipo notturno. Due. Se la pianti di cercare di uccidermi, forse le insegne della birra dureranno un altro giorno. Tre. Niente, questa proprio. No, va. Quella là di prima, giusto. No, niente, non vuole lasciarmela assorbire, ragazzi. Una cosa proprio pazzesca. Ah, stavolta l'ho assorbita. Non lo sono più. Preso anche questo. Ascolti o no, io non sto con Augustine. Anche questo ho preso. Quante volte? Aspetta, ci sono dei robot. Dai ragazzi, questa volta ce la possiamo fare, dai. Voglio solo alcuni Bene. Dei tuoi poteri. Tutto qui. Lasciami in pace. Olè.
Senti, ad ogni assorbimento si infuria sempre di più. Guardate, guardate. No, devo recuperare un po' di energia, ragazzi, qui. Devo assolutamente recuperare un po' di energia. Ok. Ancora. Delsin, devi sbrigarti, però. Dai, 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 dai. Ah, oh, benissimo. Non so che ci siete. Ora tocca a me, però. Ci sto prendendo la mano. Pure io, pure io. Puoi fuggire, ma non puoi nasconderti. Dove infatti... diavolo ti sei cacciata? Fermo. Dove sei? Dove sei? Ora tocca a me, però. Il fatto che ci vedo ben poco qui. Ci vedo ben poco. No! Da, presa. Presa, presa. Vai adesso, in forza. Presa. Presa. Ah, dai, 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 dai. No, 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 no. Ok, Fetch, ci ho ripensato, ci ho ripensato. Ci ho ripensato, Fetch. Stai calma. Dai, 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 dai. Andiamo un po' qua sopra. No. Vabbè, copriti qui. Ok, bene, 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 bene. Presa. Non mi sfuggi. Non mi sfuggi, non mi sfuggi, non mi sfuggi. Distanza è quasi impossibile prendere perché scappa sempre. Destino, ho capito che con la mira fai schifo, però con la mira fai proprio schifo. E io, ecco, ti ho vista. Presa, presa. Ma ti stai parando per caso? No, 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 no. Allora, calmi, 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 calmi. Ok. Ti ho vista. Ah, ti ho vista. Ah, presa, presa. Dai così. No. Ah, presa. No. Forse, non lo so. Dai, 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 dai. Ancora un altro colpetto. Presa. Sì. Eccoci. No, no, no. Ho fame di poteri. Non avrei mai pensato di diventare una di loro. I miei poteri furono una sorpresa. I miei mi hanno denunciata. Pur sapendo quello che il governo faceva a quelli come me. Non sapevo cosa fare, ma... poi mio fratello Brent ha preso le giacche e siamo scappati. Erano giorni difficili in strada. Muoversi di città in città senza il minimo aiuto. Poi l'incontro con gli spacciatori... Wow, ci hanno incantati. La droga. La droga era il paradiso. Ma ne volevamo sempre di più. E l'astinenza era un'agonia. Sempre alla ricerca di una dose. E quando perdi la scorta di roba, quando pensi che qualcuno te l'abbia rubata... Le droghe, gli spacciatori, ti fanno fare cose che... Oddio, Brent, io... Non fu difficile per il governo portarmi dentro, ma non era una prigione normale. Mi hanno insegnato a sparare e persino a uccidere. Così il giorno dell'incidente sono scappata con le mie nuove abilità. Era quello che serviva per sistemare le cose. Brent, lo prometto, inciderò il tuo nome sul petto di ogni dannato spacciatore. Nessuno dovrà più soffrire come noi.
No, fratello. Nessun altro. Telsin, ehi, stai bene? Che è stato? Sei stato grande, davvero grande. Forza, alzati. Alzati. Bene. Ehi, sei stato grande. So io dove portare questa feccia. In un posto in cui Augustin non la trovi e dove lei non possa fare male a nessuno. No, no, no. Ma solo a caccia di spacciatori, dai. A caccia? Telsin, li assassina gli spacciatori. Cosa credi che io faccia con il DUP? Quello che devi per salvare gli Akkomish a casa. No, no, lei resta libera. No, non ci provare. Solo perché tu hai la stessa malattia. Non dono, malattia. Non vuol dire che dobbiamo farci carico di ogni rifiuto umano. Senti, io non ti abbandonerò mai, capito? Mai. Ma non possiamo lasciarla libera. Ehi! Wow. Ok, quindi ragazzi, qui dobbiamo compiere una scelta. Però dato che non stiamo seguendo il karma positivo, dobbiamo far redimere Fetch. Perfetto, facciamolo redimere. Insegnali a controllare la rabbia smantellando insieme a lei il mercato della droga di Seattle. Perfetto. Lei è una mia responsabilità. Già, perché tu sei un fuoriclasse in fatto di responsabilità. Faccio io. Ok, sono qui per la tribù, non per arrestare i bioterroristi. Conduit! È a posto, di solito è a posto solo... non oggi. Sì. Parliamo un po'. Ok ragazzi, abbiamo completato anche questa missione. Ehi, Regge, scusa. Ah, oh, ma guarda, la riunione del Conduit Club è già finita. Volevo solo parlare con lei, ok? Per scoprire se potesse aiutarci. Ah, non vorrei giocare la carta del Regge imbronciato. Sai che la odio. Una come lei non dovrebbe poter girare a piede libero. Ti sei scordato che anch'io sono uno come lei? No, oh, tu sei diverso. Sì, lo so, io sono tuo fratello. E tuo fratello ti sta chiedendo aiuto per portare a casa la pelle. Se non vuoi farlo per me, fallo almeno per la tribù. Ok, di cosa hai bisogno? Grazie. Devo scoprire cos'altro può fare il nuovo potere. Per trovare i nuclei trasmettitori la mia guida sei tu. D'accordo, inviato. Per la tribù e per te. Grazie, ti tengo aggiornato. Io non voglio aggiornamenti sugli sviluppi. A dopo, Regge imbronciato. Ehi, sai quelle casse luminescenti che il DUP ha sparso per la città? Sì, le ho viste. Tracciano i nostri spostamenti. Beh, ho capito come usarle per, diciamo, assorbire nuove abilità. Voglio provare con il potere al neon che mi hai dato tu. Dato? E ho pensato che forse potresti venire con me. Perché non mi spieghi come funziona? Oggi ho raggiunto l'obiettivo minimo di spacciatori, quindi perché no? Brava bambina. Fanculo. Uno di quegli affari dovrebbe trovarsi tra la seconda e Main. Sì, l'ho visto anch'io. Ci vediamo là. Perfetto ragazzi. Quindi abbiamo concluso anche questa missione. Perfetto. E adesso abbiamo sbloccato anche un nuovo potere. Però ragazzi, io direi che questo episodio di Infamous Second Son può concludersi qui. Questa nona parte della serie giunge al termine. E io spero vivamente che la serie vi stia piacendo ogni episodio che passa. Se è così, mi raccomando ragazzi, iscrivetevi al canale, lasciate un bel mi piace, commentate, ma soprattutto attivate la campanellina per non perdervi i prossimi video. Detto ciò ragazzi, io direi che posso concludere qui e noi ci vediamo alla prossima. Ciao ciao ragazzi.